E rieccoci amici di Onde Video Puntuali, come sempre naturalmente sulla vostra televisione Lodi Crema TV e Lombardia TV al giovedì per chi ci segue su Lodi Crema, al venerdì e naturalmente anche alla domenica per chi invece si segue su Lombardia TV. Come sempre al mio fianco la nostra Vale, ciao Ciao Vale. Claudio! E naturalmente, come sempre, naturalmente ringraziamo la nostra regia, il nostro buon Pier, ciao Pier. Ciao! Eccolo qua. Oggi anche presente di voce. Benissimo. Prima naturalmente cedo subito la parola naturalmente alla nostra Vale per presentare i nostri ospiti. Che abbiamo oggi di bello, Vale? I Moody oggi, che sono Dimo, Nino Maggiori, Francesco Calabretti e Manuel Biscuola. Benvenuti naturalmente a On The Video. Partiamo subito con la primissima domanda. Il genere che fate con la vostra band? Nostro genere è rock italiano sicuramente, è un po' un insieme diciamo di gusti perché noi quattro abbiamo più o meno gusti non similari. La cosa che ci unisce è diciamo che possono essere i Muse, gli Incubus, per cui tendenzialmente il nostro suono va in quella direzione, per cui potremmo definire un genere rock, giusto? Avete un nome particolare. Come mai proprio questo nome? Sì, ci chiamiamo appunto Moody, è un nome che nasce dal lontano 2008 in verità, perché vabbè, noi esistiamo dal 2006, poi ci siamo un po' evoluti e il nome Moody nasce dalla voglia di esprimere questo nostro essere un pochettino anche lunatici e quindi infatti il nome Moody deriva da mood. O anche appunto Moody, lunatico in inglese, ci rappresenta abbastanza perché comunque nel nostro modo anche di presentarci al pubblico c'è sempre questa, chiamiamo, modo eclettico di essere musicisti anche sui social network, nel senso che comunque tendiamo a fare sempre qualcosa di innovativo per quanto sia difficile comunque essere sempre diversi dagli altri e quindi non ci vergogniamo delle nostre emozioni, quindi Moody proprio per questo. Se siamo arrabbiati ci arrabbiamo, se siamo romantici siamo dolci e se siamo let's party facciamo festa. Ok, raccontaci un po' invece come si forma la vostra band, un po' naturalmente la storia della vostra band dal 2012, se non vado errare, a oggi. Sì, diciamo che la band si forma un po' prima del 2012. 2012 è la data in cui abbiamo dato la maggior svolta alla musica, al gruppo, però ci formiamo ancora nel 2006, poi evolviamo fino al 2008 in cui iniziamo in questa formazione attuale. Principalmente ci conosciamo tutti per trascorsi musicali di molti anni prima e a un certo punto abbiamo iniziato a frequentarci musicalmente anche come persone, da qui è nata la voglia di creare qualcosa tutti assieme, fino ad arrivare a creare proprio un gruppo, non soltanto come quattro musicisti, ma proprio come entità. Sembra quasi una frase da film di fantascienza, però è così. Ok, è un pensiero stupendo quindi a questo punto ci vediamo il vostro primo video che ci avete portato. Pensiero stupendo per l'appunto. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Scivolare, se così si può dire, questioni.
di cuore. Pensiero stupendo, lasci un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire, ah, e tu. Pensiero stupendo, eccoci dopo il bellissimo video di Pensiero Stupendo. Voi fate solo inediti o cover? Bella domanda, me l'hanno suggerita, sì. Allora, il discorso è ampio, staremo qua a parlarne per ore e ore. Noi sì, la nostra scelta è quella di fare anche delle cover, noi i live che proponiamo è una scaletta fatta sia di pezzi nostri inediti che una serie di cover. E le cover sono sempre sul genere rock, mi allaccio a quello che diceva prima Nino, venendo da realtà diverse, ovviamente a chi piace l'Incubus, a chi piacciono i Muse, proprio da quel punto prendiamo quello, il genere che ci piace, e da lì insieme si decide di affrontare una cover nuova e la mettiamo giù in saletta. Comunque sì. Per aggiungere una cosa, che comunque tendenzialmente il fatto di fare cover è soprattutto per lo spettacolo che si porta live, e cerchiamo sempre di avere una scaletta che sia gradevole al pubblico che ci sta guardando, e quindi spesso facciamo delle cover, ci piace farle, ci è piaciuto anche inserirle nel disco, perché ci sono appunto delle cover come Pensiero Stupendo o Storia d'Amore o la stessa I've Got Under My Skin, e quindi ci piace comunque portare al pubblico anche queste nostre versioni, che alla fine tendenzialmente le facciamo nostre, a meno che proprio non facciamo delle cover super attuali, quindi tra virgolette alla moda, allora tendi a farla molto simile a quello che stai ascoltando, se no se rifacciamo dei brani anni 60 ad esempio tendiamo a rivederle, sì.
di chiave moody, suggerisce Nino Maggiore. Ok, tra poco invece andremo a vedere per l'appunto un altro video dal nome Oltre le apparenze. Volete parlarci un po' di questo video, come nasce il testo, il video, quant'altro? Beh, questo è un video molto importante perché abbiamo deciso di far partecipare tutti i nostri fan. Faccio un passo indietro, il nostro nuovo disco che si intitola Oltre le apparenze è stato finanziato totalmente dai nostri fan tramite Music Razer, che è una campagna di crowdfunding. E appunto nel video che vedrete tutte le persone che partecipano sono i fan che hanno contribuito attivamente al, diciamo, alla produzione del disco dal punto di vista economico. Abbiamo voluto fare questo per ringraziare e per dare il valore reale alla musica. Non è fatta solo di dischi fatti e venduti, ma crediamo che è un valore aggiunto il fatto che sia stato, diciamo, tra virgolette, costruito con l'aiuto di tutte le persone che credono in noi. Quindi è un disco che ha un valore aggiunto e secondo me è un video molto intenso, non, diciamo, non dal punto di vista tecnico, ma emozionale. E quindi vediamo il video Oltre le apparenze. Dentro.
Dopo questo bellissimo video partiamo subito con una domanda sul vostro live che vi ha emozionato, vi è piaciuto di più. Urca, difficile dare una risposta sinceramente. Diciamo che uno di quelli più intensi è stato il live che abbiamo fatto per il Festival Show di Vicenza. È una grossa kermesse che fanno ogni anno nel Triveneto. Diciamo che l'espressione giusta era una marea di gente, perché erano intorno alle 20.000 persone davanti, e per una cosa one shot, per cui facevi un pezzo così proprio lanciato su in compagnia di tantissimi altri ospiti molto più conosciuti, affermati di noi. È stata una grande esperienza, sia la preparazione con tutta questa gente, questa macchina che si muove intorno a te, perché poi la gente vede soltanto il palco, la gente che suona, ma dietro c'è veramente una città, e poi anche l'effetto che fa entrare, fare il tuo spettacolo, avere una risposta dal pubblico e uscire tra gli applausi di tutta questa gente. È stato veramente emozionante. È una domanda difficile, perché la cosa bella di fare questo non è un lavoro, di vivere la musica, è proprio che ogni live è totalmente diverso. Vuoi per la differenza di pubblico, può esserci tanta gente, poca, l'intensità è sempre diversa, per cui ci sono live che si vivono in un modo, altri in modo meno intenso, ma sono tutti completamente diversi uno dall'altro, secondo me. Magari posso parlare anche per il nome degli altri. Ogni live è una storia a sé, quindi il fatto che noi cerchiamo sempre comunque di documentare tutto è per risaltare questa differenza, pur avendo scalette magari simili una volta all'altra, però il pubblico fa la differenza, il posto fa la differenza. Secondo me, appunto, è difficile dire quale in realtà è lo spettacolo più emozionante. Posso concludere dicendo che allora a sto punto sono stati tutti belli. Anche a me, nel senso che, no, beh, che è tutto giusto quello che è stato detto. La cosa più bella è vedere anche solo una persona che si emoziona facendo le tue canzoni. Quindi è successo anche di suonare a casa mia, appunto per una ricompensa di Music Razer. Abbiamo fatto un concerto a casa di Dimo e è stato bellissimo. Tre persone che sulla poltrona, il vicino di casa che ci ha suonato. Però è stato molto emozionante, quindi certo dalle 20.000 persone alle 4 persone, se c'è l'emozione giusta, è sempre una bellissima cosa. Quindi diciamo che ultimamente quasi tutti i nostri concerti sono i più belli, uno dopo l'altro forse. Ok, sappiamo che invece nel 2014 alcuni dei vostri brani hanno fatto parte di uno dei 4 CD di Hitmania Dance. Volete parlarcene un po'? Quali sono magari i brani? Sì, ne parlo ancora io perché è un po' l'aspetto tecnico che sto un po' seguendo per quanto riguarda la band. Diciamo che siamo molto attivi da questo punto di vista, nel senso che cerchiamo sempre delle situazioni alternative per avere visibilità. Questa è stata appunto una possibilità che in verità nasce dal 2011, nel senso che già eravamo stati selezionati nel 2011 con due brani che erano La Mantidea Religiosa e Vieni con me, che sono due brani antichissimi della nostra produzione. E poi nel tempo siamo sempre stati inseriti, soprattutto negli ultimi due anni, addirittura una decina di brani della nostra produzione sono stati inseriti. E come dicevamo prima, cerchiamo delle strade alternative per riuscire ad avere visibilità, e un'altra delle strade alternative è appunto quella delle sincronizzazioni pubblicitarie, cioè riuscire a inserire dei nostri brani in situazioni diverse da quelle radiofoniche, che comunque sono abbastanza difficili da raggiungere. E quindi poi credo che ci sia una prossima domanda. Siamo riusciti a fare anche delle cose per la pubblicità, per la TV e via dicendo. Tra poco vedremo il video che si chiama Let's Party, che avete appunto realizzato per i Red Rose. Volete dirci qualcosa? Sì, il video Let's Party per Red Rose, che
è la casa di produzione anche dello spot di una macchina della Fiat Punto del 2012, di cui Let's Party è stata la colonna sonora di quello spot trasmesso in quattro stati per circa un anno. Per cui quello che, mi riaggancio a quello che stavano dicendo prima sulle sincronizzazioni pubblicitarie e televisive, e naturalmente avendo questa canzone che stava girando con lo spot, abbiamo fatto un video che richiamava anche proprio il mood che c'era dentro nello spot della Fiat. Ormai facciamo pubblicità, tanto 2012. E allora abbiamo girato questo video qua in Lombardia, l'abbiamo girato cercando di richiamare appunto quelle situazioni lì. È stato un video abbastanza divertente. Tanto caldo. Tanto, ca Tanto tanto caldo, caldo, tanto abbiamo praticamente girato dalle 8 del mattino fino alle 6 di pomeriggio, continuamente a ripetizione sotto il sole. È stato parecchio impegnativo, ma divertente, molto divertente. Ok, e quindi a questo punto, amici, let's party per tutti. Video! Eccoci dopo aver visto Let's Party, quindi cominciamo subito con le prossime date per i nostri amici. Sì, a breve avremo delle date, il 3 luglio alla festa della birra di Caravaggio, sempre a luglio il 30, festa il 30 aiutatemi, festa del PD a Treviglio e il 31 al Victory Pub di Pagazzano. Ricordiamo appunto dove possono seguirvi tutte le persone che adesso ci stanno guardando e soprattutto i vostri amici. Certo, abbiamo un favoloso sito internet che è www.moodyband.it. Potete trovarci su Facebook, Moody Band 69, oppure semplicemente su YouTube, cliccando Moody, magari mettete Pensiero Stupendo come pezzo, perché ci sono altri gruppi che si chiamano Moody, non qua da noi, ma e lì si apre il mondo Moody, che è fatto di tante cose veramente, e avrete modo di seguirci. Ovviamente sul sito poi troverete tutte le date aggiornate del tour, e i pezzi nuovi e quant'altro, insomma.
Ok, quindi naturalmente noi vi ringraziamo per essere stati ospiti a On The Video, vi auguriamo naturalmente il meglio per tutte le vostre live a venire, sperando anche nel tempo, visto che comunque quello è sempre un po' un'incognita. E che dire, vi aspettiamo magari per la seconda edizione di On The Video, sicuramente se avete altri progetti da presentarvi, siamo ben volentieri qua ad ospitarvi quanto volete. Grazie per essere. Grazie Ok. Quindi prima di salutarvi, naturalmente amici di On The Video, abbiamo sempre i nostri appuntamenti anche noi, quindi per contattarci, per seguirci, la parola naturalmente a Valentina che vi ricorda prima i nostri giorni di messa in onda, poi naturalmente vi ricorderemo anche le nostre pagine Facebook e YouTube. Vai, Vale. Giovedì alle 20:30 su Lodi Crema TV, canale 111, il venerdì alle 14 su Lombardia TV, canale 99 e 172 nel Lazio, e domenica alle 12:30 su Lombardia TV, sempre canale 99 e 172 nel Lazio. Ok, come sempre naturalmente la nostra pagina che per l'appunto è On The Video, mentre il nostro canale YouTube che è On The Video Lombardia TV. Detto questo ringraziamo naturalmente il nostro Pier in regia, grazie Pier. Grazie a voi. Ciao. Grazie Ciao. Valentina. Grazie. E naturalmente grazie ai nostri amici da casa che ci seguono sempre di più sia sulla nostra pagina Facebook che naturalmente sulle nostre emittenti. L'appuntamento come sempre settimana prossima. Ciao! Ciao.